chi è? Andrea Ribaldone, oggi è venuto a trovarci. Perché sapete che Andrea arriva, scompare. Come stai, Andrea? Tutto io molto bene, ma ti trovo in grande forma. Ti guardavo prima nel back. Sì, no, sto bene, a parte il caldo, che io lo soffro in una maniera esagerata. Però il caldo ci riserva un sacco di cose buone, no? Esatto, e oggi tu userai proprio uno dei primi, insomma, la melanzana insieme al pomodoro. Come dire, apre l'estate. E come ci farai stare? Allora, sempre come tutte le volte che ci vediamo, l'idea è quella di avere il vegetale al protagonista, centro. Al centro del piatto. Certo. E quindi in questo caso abbiamo melanzane, potete usare queste scure o anche quelle violette, perché no, se vi piacciono di più. Poi usiamo dell'aceto di mele, poi spiegheremo anche perché, miele, passata di pomodoro, acqua, olio extravergine, grana padano, basilico e origano, quindi alla mediterranea, però li facciamo alla mia maniera, alla nostra maniera. Allora, così, alla semplice, melanzana, andiamo a togliere le parti esterne e facciamo un bel rettangolone con le bucce ed eventualmente la parte interna. Potete, se volete, fare una purée, una crema, friggerle. Friggerle, perché no? Lui frigge. Lui frigge qualunque. No, Lorenzo, sai che frigge con la panna, posso Esatto, frigge. No, è vero, sì, solo magari col pela patate, se volete all'inizio, togliete solo la buccia, la tagliate fine fine, si può friggere ed è buonissima e fa anche, dà anche una bella finitura al piatto. Comunque, l'idea è di fare un cubo praticamente, un bel rettangolone di melanzana. Ok, questo lo lasciamo a parte. E poi le utilizzere, tanto se butta niente. Esatto. Allora, andiamo ancora a inciderla in due, proprio come se fosse un trancio di tonno. Posso chiederti di metterti un po' più centrale? Sì, mancherebbe. Grazie, no, perché abbiamo... Le riprese. Grazie, ecco, quindi come se fosse un trancio di tonno o una bistecca a questo punto. Vedete, la forma è più o meno quella. Allora, che forte, vedi. Andiamo a fare adesso una marinatura. Perché il prodotto così com'è è sicuramente molto buono, però la marinatura ci serve a dare quasi una prima cottura, comunque a portare il sapore del nostro ingrediente in una direzione diversa. E cosa mettiamo? Possiamo farne di mille tipi. A me piace acqua, perché la melanzana è quasi come se fosse una spugna. Una spugna, assorbe. Infatti possiamo tanti fare mettono così, sale per farla, come dire, spulgare, esatto, no? Esatto, invece noi aggiungiamo, invece che togliere. Facciamo così, mettiamo nell'acqua direttamente una bella cucchiaiata di miele, poi aggiungiamo un po' di aceto di mele, la nota acida, e poi olio extravergine. Mettiamo tutto insieme, mi sembra giusto. Tutto insieme, così almeno... esatto, così mescoliamo bene, magari qualche minuto in più in modo che si sciolga per bene il miele, e poi andiamo a posizionare sulle nostre melanzane. Le lasciamo una ventina di minuti, anche mezz'ora così, Okay. E poi le giriamo, oppure andiamo proprio a coprire, ma anche girandole va bene, una ventina di minuti bastano, finché risulti così. No, in ogni caso qua poi l'ho tolta dalla parte, ecco, allora specifichiamolo, e l'ho tamponata. Però vedete come cambia anche il colore, perché la marinatura nella melanzana, che diceva proprio una spugna, penetra all'interno delle fibre e quindi acquista questo sapore. Guarda il caramello che lascia esatto, il miele e anche l'olio lasciano poi questa parte grassa, untuosa dell'olio e la parte gustosa del miele. Il passaggio è molto importante, Antonella, perché uno dice, ma questi cuochi sono tutti matti, l'aceto, il miele, c'è una melanzana, è perfetta così, perché è l'insieme del gusto, dolce, acido, salato e amaro, questo vi prego è la parte, forse se voglio lasciare qualcosa, questo è ciò che sentiamo in bocca, è ciò che ci fa salivare, è ciò che aziona il cervello e ci fa dire è gustoso, mi mette la colina in bocca, ne voglio ancora. Quindi ogni piatto intelligente deve ricordarsi di questo. Faccio un esempio, tortino cuore caldo al cioccolato, ci piace tantissimo, prima, seconda, terza cucchiaiata è un po' troppo dolce. Esatto, e allora una dolce. Salsa acida, una goccia di sale sopra, e ogni cucchiaiata diventa diversa, si intensificano i gusti. Dolce, acido, salato e amaro. Sono i quattro gusti che in bocca sentiamo, insieme diventa umami, che i primi a studiarli sono stati i giapponesi. Quindi il quinto gusto è l'insieme di questi quattro. Bravissima. In realtà, capito? Non è se il piatto ha tutto questo, diventa un piatto perfetto, si può fare in maniera naturale. Ok, andiamo avanti, scusate. Ma si può fare anche a casa, cioè voglio si dire, si deve fare sempre anche a casa, sempre pensare all'alternanza del gusto, esatto. Tanto, sempre. Ok, e adesso andiamo, senza aggiungere niente, perché come vedete ho
la parte di olio, la parte di miele o anche un po' d'acqua, quindi non ho bisogno di mettere più nulla. Padella, e vado bella calda. Semplicemente, adesso si alziamo la fiamma, a tostarla in padella su tutti i lati, proprio come se fosse una bistecca o un trancio di tonno, perché no? Perché poi avrà proprio quella consistenza. Dall'altra parte facciamo i nostri condimenti, prendiamo pomodoro, adesso è stagione, e lo andiamo a cuocere anche qua, giusto un goccino d'olio, nient'altro. Se volete mettere un po' di aglio fatelo, ma secondo me con un goccino d'olio basta, e lo lasciamo rapprendere piano piano una quindicina di minuti finché abbia questa consistenza, bello, che non perda acqua, che nel piatto non si divida, ok? Quindi è solo pomodoro, un goccio d'olio, nient'altro, però rimane bello cremoso. Perfetto. Allora, ti interrompo solo un attimo per dire, pomodoro e velina, quindi il rosso del pomodoro, lo scuro della melanzana, è la perfezione. Beh, per sicuramente c'è un connubio di antiossidanti che conosciamo ormai tutti, e diciamo che l'olio favorisce l'assorbimento degli antociani e dei carotenoidi come l'icopene, quindi è un abbinamento che è perfetto anche da un punto di vista nutrizionale. Mi piacciono questi piatti, ma è giusto, e perché... poi andiamo a fare il basilico qua. Un piccolo segreto, una crema di basilico non è un pesto vero e proprio, un piccolo segreto: il contenitore al freddo in freezer e anche l'olio extravergine, vedete, guarda che si solidifica. Mettiamo il basilico che abbiamo già pulito e asciugato per bene, le nostre foglie di basilico, e via. Aggiungiamo, se volete, anche i pinoli, se volete le noci. Io lo faccio molto semplice e metto un po' di formaggio grattugiato e aggiungo il mio olio freddo. Questo perché? Perché mantiene perfettamente il colore, non si surriscalda, un sapore, un colore molto intenso di basilico. Beh, di questo barbatrucco bisognerebbe dirlo a Ivano Richebono. Ma Ivano lo sa, che lui non li svela, hai capito? Lui non li svela, poi tutto ciò che riguarda il basilico e il pesto, lui neanche morto. Allora, se volete, col mortaio va benissimo, però spesso siamo di fretta. Certo, e quindi bisogna andiamo... anche essere pratici nella vita, io capisco tutto, ma... Deve essere anche questa una salsa non troppo liquida, abbastanza consistente. Allora, direi che così va bene. Quindi abbiamo il rosso del pomodoro, il verde del basilico col trucchetto dell'olio italiano freddo e del contenitore freddo. Allora, la nostra melanzana tosta, certo, vedete, tanto la guardate, vedete? Fino su a tostarla, tutti i lati, tutti i lati, okay. Un bel colore intenso, come davvero se fosse una bistecca, e siamo pronti per impiattare. Ma che forte! Allora, io faccio una cosa, potete andare direttamente nel piatto così, perché no, ma a me piace anche scalopparla leggermente. Come una bistecca? Come una bistecca, all'interno è leggermente cruda, perché ha una consistenza croccante che è perfetta per noi, la vedete qua, È vedete così, questa fascia? È un po' come la bistecca, i veri amanti della bistecca non la mangiano stracotta. È come se fosse una carne al sangue, quindi possiamo andare adesso nel nostro piatto di servizio. È un secondo, un antipasto, vedete voi, ne fate un po' meno, un po' di più, quello che avete piacere. Pomodoro. Vedete, mai sopra, sempre di fianco, perché non dobbiamo coprire. Però il concetto è esaltare, non coprire, quindi bravissima. Vuoi un cucchiaio grande? Eccolo qua, guarda che c'è il cucchiaio. Sei troppo gentile. Sta bene. Quindi il nostro bel basilico, un bel colore intenso, un profumo di basilico, che questa stagione è perfetta. Vedete com'è rimasto bello verde con l'olio a freddo. E ancora mettiamo due foglie di basilico fresco a terminare il nostro piatto. Andrea, non si finisce mai di imparare, soprattutto grazie. La tecnica e le tue idee. Se penso che tu vieni dal mondo della carne, da Piemonte, come sei riuscito a declinare questo mondo, ad esempio in questo piatto, è evidente. Grazie, no? Grazie. Andrea Rivaldone, melanzane tostate alla Mediterranea. Grazie Andrea.